Un caro saluto da Diego Fusaro. Continua a far discutere la vicenda tragica di Julian Assange, il giornalista libero con la schiena dritta che ha fatto ciò che il vero giornalismo dovrebbe fare, cioè dire quel che il potere non vuole si dica, il quale Julian Assange, come sapete, è in carcere ormai da tempo, in condizioni anche molto precarie e instabili, con una condanna di ormai parecchie centinaia di anni di carcere. Ma quello che più stupisce, oltre al fatto che in Occidente già si è cominciato a diffamarlo e ostracizzarlo come un pericolo, lui che in realtà ha fatto sapere ciò che il potere non voleva si sapesse, quello che desta preoccupazione è che se dovesse essere per caso estradato negli Stati Uniti d'America, Assange rischierebbe la pena di morte. Proprio così, lo leggo sul Fatto Quotidiano, ma la notizia si trova su molti altri quotidiani. Insomma, l'Occidente, che si vanta sempre di essere rispettoso verso i dissidenti, a differenza della perfida Russia di Putin o della perfida Cina di Xi Jinping, adesso è pronto eventualmente a comminare addirittura la pena di morte a Julian Assange per via delle sue posizioni disallineate, per aver diffuso informazioni che il potere atlantista non voleva si diffondessero. E allora come la mettiamo con la storia che l'Occidente rispetta i dissidenti, se ora è pronto addirittura a giustiziare, uso questa espressione sbagliata in realtà, a mettere a morte, bisognerebbe dire più propriamente, Julian Assange? È davvero la patria della libertà e dei diritti l'Occidente? È davvero la più grande democrazia del mondo la civiltà del dollaro, secondo la formula preferita di Mentana? Ecco, forse bisognerebbe cominciare a definire la civiltà del dollaro più propriamente come una plutocrazia neoliberale a base imperialistica, pronta all'occorrenza a punire, a reprimere e magari anche a mandare a morte i dissidenti che abbiano il coraggio di dire ciò che il potere non vuole si dica. Per questo Assange resta, dal nostro punto di vista, un eroe che merita ogni rispetto.